Buongiorno a tutti voi, inizia una nuova puntata di Spunti e Spuntini e noi come ogni giorno iniziamo subito facendo il quadro dell'attualità insieme ad un collega. Oggi è tornata a trovarci Claudia Martini. Ciao Claudia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo subito purtroppo con l'aggiornamento Covid, quindi qual è la situazione ad Arezzo e provincia? Ci sono nuovi contagi? Ecco, sì, esatto. Ci sono stati purtroppo nuovi contagi. Anche ieri il bollettino report quotidiano della ASL ne riportava 128, una cinquantina proprio nel capoluogo, con situazioni abbastanza critiche, piuttosto critiche in Val Tarno e in Casentino, mentre la Val Tiberina continua a confermarsi, diciamo, come la zona meno colpita. Questo preoccupa notevolmente anche per il fatto che ci troviamo in zona rossa, con restrizioni maggiori, le scuole chiuse, quindi i negozi, tutte quelle che non sono le attività definite appunto non servizi non essenziali, però la curva del contagio continua a crescere. È nota, diciamo, positiva il fatto che almeno ieri i ricoveri sono rimasti stabili, seppure in una situazione di forte pressione per l'ospedale di Arezzo, e si è verificato purtroppo anche un altro decesso. Si allunga quindi inesorabilmente la lista delle vittime. Quindi Arezzo, lo ricordiamo, è per la seconda settimana consecutiva in zona rossa. Non ci sono segnali positivi nemmeno per quanto riguarda la regione in generale, perché anche nell'intero territorio appunto regionale della Toscana il trend si mantiene stabile, quindi sempre sopra i 1000 contagi al giorno. Esattamente, infatti il governatore Giani appunto ha detto che tutto è appeso a questi ultimi due giorni. Sappiamo bene che la decisione sia sulla regione che poi sulle microzone provinciali, comunali, le restrizioni relative a queste vengono prese il venerdì pomeriggio, quindi in relazione all'incontro tra i presidenti di regione, il ministro Speranza, e poi il governatore decide in base a un apposito comitato regionale per le singole zone. Questo appunto è importante perché sia per la provincia di Arezzo che per la regione siamo di nuovo a forte rischio zona rossa. Questo potremmo attenderci anche da questo venerdì, con tutte le conseguenze del caso. Certo, ma e invece questa campagna di vaccinazione come sta andando qua ad Arezzo? Ma la campagna di vaccinazione è ancora appesa a quella che sappiamo bene è la disponibilità delle dosi, disponibilità delle zone, delle dosi, della quale si fa grande dibattito anche a livello nazionale. Rimaniamo appunto in bilico, rimaniamo in sospeso perché non ci sono abbastanza dosi. L'obiettivo è proteggere inizialmente, principalmente le fasce più deboli. Abbiamo visto risultati per esempio in Inghilterra con una campagna massiccia, appunto a copertura totale sono drasticamente diminuiti i decessi, e questo è fondamentale, tutelare quelle persone che rischiano di più per le conseguenze del contagio. E abbiamo visto negli ultimi giorni, ieri sera, nelle ultime ore c'è stata una polemica perché appunto i cosiddetti caregiver, le persone che assistono le persone fragili, più fragili, o comunque anche per prenotare per le persone fragili c'è stato un intasamento sul sito della regione. Tantissime le richieste ma poche ancora ora purtroppo le dosi disponibili. Stiamo cercando di andare avanti, è stata creata la cosiddetta panchina delle riserve, appunto in un gergo calcistico, per dare la possibilità a tutti di non sprecare neppure una dose. Però appunto torniamo a dire sempre la stessa cosa, servono più dosi, servono maggiore quantità. Ma senti Claudia, ma questi caregiver, ma chi sono? E soprattutto serve una certificazione che attesti la loro condizione? Ecco, i caregiver sono quelle persone che appunto possono dimostrare oggettivamente di assistere, di dedicare tempo. La maggior parte delle persone dedicano praticamente tutta la giornata, tutta la loro vita all'assistenza di soggetti fragili, quindi parliamo di anziani ma non solo, persone in difficoltà dal punto di vista della salute, con patologie serie, patologie croniche, per cui sono esposti maggiormente
fortemente a rischio. E tutelare anche loro, i cosiddetti caregiver, è fondamentale per evitare che appunto possano essere veicolo involontario di contagio per i loro assistiti, che possono essere genitori, ma anche persone delle quali si occupano professionalmente. Come è stato Sicuramente. fatto, ad esempio, per appunto il personale sanitario che opera nelle RSA. Senti Claudia, per chiudere, so che c'è una novità abbastanza importante per quanto riguarda la scuola. Sì, esatto. Poco fa, appunto, ascoltavo il Premier Draghi che relazionava nelle sue comunicazioni al Senato, ha affermato che anche in zona rossa, dopo Pasqua, la priorità è riaprire le scuole. Seppur, appunto, le regioni si trovino, le zone in zona rossa, la priorità è riportare sui banchi i bimbi perlomeno di più piccoli, quindi si riferisce naturalmente a materne e nidi, ma anche alla scuola primaria. E questo è un passo importante, ricordiamo che anche qui da Arezzo Priorità alla Scuola promuove per il 26, in occasione dello sciopero nazionale della scuola, addirittura un'astensione dalla didattica a distanza. Ti ringrazio Claudia per essere stata con noi quest'oggi, Grazie ci a rivedremo voi. prestissimo. Buona giornata e buon lavoro, grazie Claudia. Buon lavoro, grazie. Noi a questo punto ci andiamo a vedere il primo spunto di quest'oggi di Diego Dippolito.